Un saluto a tutta la stimata community di Watch & More da Gaetano e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo nuovamente di Seiko 5. Sigla! Ebbene sì, parliamo di nuovo di Seiko 5. Dopo aver acquistato tempo fa il mio primo Seiko 5, ossia l'Explorer bellissimo, sono caduto nuovamente nella rete. Ho acquistato un nuovo Seiko 5, ho visto un'offerta particolare, l'ho subito presa al volo e ho preso questo bellissimo SNXS 77, uno dei Seiko 5 più belli dell'intero catalogo, diciamo così. A questo punto la domanda sorge spontanea: ha senso acquistare Seiko 5 ancora Seiko 5 nel 2023? Soprattutto, ha senso acquistarli ai prezzi spropositati di questi ultimi periodi? Vediamo la recensione e dopo cercheremo di dare una risposta. Prima di cominciare con il video, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, è molto molto importante, è l'unica cosa che potete fare per darmi una mano per andare avanti. Lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate dei Seiko 5, di questo orologio in particolare. Iscrivetevi anche al mio profilo Instagram, dove troverete sue fotine e fotine di altri orologi belli. E poi, ultimo ma non meno importante, vieni, vuoi sapere come ha fatto a prendere questo Seiko 5 ad un prezzo ottimo? Iscriviti al nuovissimo canale Watch and Buy, lì troverai offerte strepitose di orologi. È questo. Ma ora bando alle ciance e vai con la recensione. Via! Molto bene ragazzi, e cominciamo con l'analizzare la scatola come al solito. Scatola molto classica, molto standard, controscatola in cartone. A pressione al suo interno troviamo la scatola vera e propria. All'interno della controscatola c'è anche un piccolo vano per riporre il solito libretto delle istruzioni con la card di garanzia, molto comodo. E poi abbiamo la scatola vera e propria, una semplice scatolina di cartone rigido con al suo interno un bel cuscinone nero molto molto classico. Un po' diverso dalle scatole a cui sono abituato, probabilmente negli ultimi periodi, negli ultimi mesi sono state sostituite, sono state ridisegnate. Ma passiamo all'orologio vero e proprio, che è il bellissimo Seiko SNXS 77. E si presenta come al solito, come tutti i Seiko 5, con misure molto contenute e compatte, e questo credo sia uno dei motivi per il quale i Seiko 5 hanno così grande consenso di pubblico, perché comunque hanno delle misure davvero adatte a tutti i polsi. È un vero marchio, un vero e proprio marchio di fabbrica dei vecchi Seiko 5, queste misure. Nello specifico abbiamo un diametro cassa di 37 mm, un lug to lug di 42,5 mm, uno spessore di 11,5 mm e un passo del cinturino di 19 mm. Peccato, è una misura un po' anomala, ma credo che al giorno d'oggi non sia difficile procurarsi cinturini di queste misure. Un'altra cosa che rende i Seiko 5 così famosi, così acquistati, venduti, è l'accoppiata cassa quadrante, uno dei suoi maggiori punti di forza. La cassa ha una classica forma a botte tipica dello stile degli anni 70, risulta ben fatta, ben lucidata in ogni sua parte, non ci sono delle lavorazioni particolari, ma ha un giusto peso e restituisce un buon feeling in mano, riesce comunque a camuffare egregiamente la sua natura economica. Discorso analogo per il suo dial, bellissimo, semplice eppure di grande effetto, con una superba finitura soleil blu che restituisce delle incredibili sfumature. A seconda della rifrazione della luce passa da un blu molto scuro ad un blu un po' più chiaro, ricco di riflessi e sfumature. Davvero incredibile, un quadrante ipnotico. Gli indici sono a bastone, ben applicati, con bordo argentato e privi di sbavature. Le sfere sono anch'esse a bastone e confermano l'antico adagio per cui le cose semplici risultano le migliori. Ad ore 12 troviamo il logo stampato Seiko con l'iconico scudetto 5, questa volta applicato. Ad ore 3 è presente la finestra data e giorno della settimana, molto ben integrata, devo dire, mentre ad ore 6 infine campeggia la dicitura automatic fatta in maniera molto piccola e quindi non disturba troppo l'economia intera del quadrante. Da questo punto di vista, un quadrante superbo.
Il vetro è un semplice minerale piatto che sporge di poco rispetto alla lunetta. La luminescenza è assolutamente nella norma per la tipologia di orologio ed è promossa come tutto il resto della cassa finatura. Con la corona invece cominciano i primi veri problemi. Posizionata come d'obbligo ad ore 4, risulta davvero troppo piccola e difficile da manovrare. Il fatto che sia incassata nella cassa non aiuta di certo, esteticamente rende l'orologio molto pulito sicuramente, ma anche molto scomodo. È lucida e priva di qualsivoglia logo. Male, molto male. Sul retro troviamo il classico fondello chiuso a vite con oblò sul movimento, quindi movimento a vista, che risulta essere l'ipercollaudato 7S26, un calibro spartano e brutto da vedere, quanto affidabile eppure abbastanza preciso, devo dire, nell'uso quotidiano. Arriviamo quindi a parlare del bracciale, vero punto nevralgico dell'intero orologio. Esteticamente è anche carino, si presenta completamente satinato, in stile President, con maglie piccole che rastremano verso la clasp, ovviamente ripiegate e finali tristemente vuoti. Leggerissimo e rumorosissimo, sfigura in maniera più che evidente rispetto alla cassa. Il sistema di estrazione delle maglie è abbastanza macchinoso, in pratica bisogna sfilare la parte interna della maglia fino a farla uscire con un piccolo cacciavitino e poi riagganciare quella rimasta all'altra. Non è impossibile, ma potrebbe risultare complicato per chi non è avvezzo a fare queste cose. Ma i dolori non finiscono certamente qui. Per la chiusura troviamo una piccolissima cassettina di latta, si salva giusto il logo Seiko in rilievo, ma la chiusura è debolissima e non dà per nulla sicurezza. La clasp è fatta come al solito di sottilissimo lamierino ripiegato. Inoltre è da sottolineare il fatto che la suddetta clasp risulta molto più lunga della cassettina, come potete vedere. Col risultato di generare un brutto inestetismo quando viene indossato al polso. Quantomeno troviamo ben 5 fori per la microregolazione, ma è una magra consolazione. Vi faccio vedere anche una prova polso. Togliamo il suo fratellino maggiore Seiko 5 Explorer. E questo è l'orologio indossato in tutta la sua estrema bellezza per quanto riguarda la cassa e il dial, sembra un orologio da ben oltre 100 euro, quanto poi per la sua veramente povertà, estrema povertà del bracciale, che devo dire in questo caso non mi è davvero piaciuto. Siamo davvero a livelli infimi. Ho preferito anche il bracciale del Seiko 5 Explorer da me recensito qualche mese fa. Questo bracciale è davvero pessimo in ogni sua parte, non si salva veramente nulla. Vi faccio vedere anche l'inestetismo della clasp più lunga della cassettina, che fa sì che rimanga quest'angolo qui, quest'angolo vivo al bordo del polso, almeno per quanto riguarda il mio polso. Poi non so, magari in qualche altra tipologia di polso forse non dà fastidio, però era una cosa che dovevo comunque segnalare. Non ci siamo, davvero non ci siamo per quanto riguarda il bracciale. E con la bellissima immagine del dial di questo orologio, giriamo la camera e ci vediamo per i saluti finali e le conclusioni. Oh, e siamo giunti alla fine di questo video. Cosa dire per tirare le somme su questo orologino? Allora, ragazzi, pur riconoscendo lo status di una piccola grande icona nel catalogo degli orologi Seiko, un orologio amato, osannato da milioni di persone in tutto il mondo, quindi pur riconoscendo un dial meraviglioso, una cassa stupenda, tutto quello che volete, ha dei difetti davvero molto macroscopici, innegabili, come ad esempio la corona minuscola, davvero impossibile da gestire per delle mani normali. Ci sarebbe bisogno di avere delle dita da pianista per poterla manovrare agevolmente. Oppure l'imbarazzante cinturino, bracciale, che dir si voglia, che è davvero pessimo, talmente leggero, rumoroso, che ci si possa suonare la salsa e merengue. Sentite qui. Per non parlare poi dell'imbarazzante sistema di chiusura, veramente gestito male, una cassettina minuscola, una clasp enorme. No, non ci siamo, non ci siamo proprio, assolutamente. Per dire, al confronto stravince persino il piccolo Seiko 5 Explorer, che di sicuro non ha il bracciale migliore che abbia mai visto, ma comunque mettendolo a confronto con lui, stravince sicuramente, è molto meglio questo.
Però non voglio dilungarmi troppo su questo tema perché ho intenzione di fare prossimamente un video in cui confronteremo questi due piccoli fratellini, che è per vedere un po' chi ne esce vincitore tra i due. Ma ragazzi, per finire il video voglio fare una riflessione sul prezzo. Io l'ho pagato 100 euro trovandolo in offerta sul canale Watch and Buy, il canale delle offerte Telegram. E devo dire, per questo prezzo ci siamo ancora. 90, 100, 110 euro è un orologio che ancora vale la pena acquistarlo. Ovviamente mettendo in conto il fatto di dover sostituire immediatamente il bracciale, mettere subito un cinturino o un bracciale nuovo, perché questo è inutilizzabile. Acquistato a un prezzo maggiore, sinceramente non so fino a che punto ne vale la pena. Purtroppo sappiamo bene come i prezzi di Seiko negli ultimi anni siano saliti vertiginosamente, un po' per la situazione mondiale, ecco, non rosea, ma un po' anche grazie o a causa di influencer, di noi youtuber che comunque parliamo, lodiamo Seiko ovunque, sempre e comunque, e quindi di conseguenza siamo arrivati a dei prezzi abbastanza assurdi in alcuni casi. Sicuramente, come dice il mio caro amico Achille, che saluto, Seiko dovrebbe, aumentando i listini dei prezzi, dovrebbe anche aumentare la qualità dei suoi prodotti. E questo non sempre avviene, non sempre accade. Purtroppo Seiko è così, prendere o lasciare, o la si ama o la si odia. Va bene ragazzi, ci ho detto, io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale e di lasciarmi qui sotto un commento per farmi sapere cosa ne pensate di lui, voglio la vostra opinione. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao a tutti!